Il 9 maggio del 1993 costituisce per la Chiesa di Agrigento una delle più grandi grazie che è stata vissuta dai cristiani. Il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha cominciato a salutare Agrigento in maniera così nobile e sublime da incantare tutti. Egli disse: saluto te Agrigento, città di antichissime civiltà, madre di menti eccelse e di cuori generosi. Come non ricordare che tu hai dato i natali a personalità illustri, dall'antico Empedocle al modello Pirandello. Saluto inoltre te, Chiesa Agrigentina, intrepida nella fede, edificata dai santi vescovi Libertino, Gregorio e Gerlando, onorata attraverso i secoli da una lunga catena di santi. Vengo tra voi, pellegrino del Vangelo, per annunciare Gesù il Salvatore del mondo, il Redentore dell'uomo. E non contento di avere descritta Agrigento, egli continua a disegnare il ruolo storico di questa antichissima città, in questa nobile terra, avamposto d'Italia, verso il continente africano e l'Oriente, accanto ai monumenti della passata grandezza, palpita un patrimonio vivente di valori umani e religiosi, che sono la vostra maggiore inestimabile ricchezza. L'accoglienza e l'ospitalità, il senso dell'amicizia e della famiglia, dell'onore e della fedeltà, l'originalità e lo spirito di adattamento, il rispetto dello straniero e l'amore alla terra, e più di tutto un profondo sentimento religioso espresso particolarmente nella pietà popolare. Così il Santo Padre descriveva Agrigento nella sua missione storica, dandoci l'invito a operare nel nome di Gesù Cristo, Signore crocifisso, via e verità e vita per tutti gli uomini, per tutta l'umanità. Oggi ricordare questo messaggio ci riempie il cuore, ritornare a tutte le cose belle che egli ci ha detto è un incanto che auguro a chiunque vive l'esperienza di essere Chiesa del Signore.